Durante quegli anni eravate molto amici, tu con Boni, con Gifuni, con Favino, ognuno stava un po' No, più no, ovviamente contro. come tutte le cose c'erano i gruppi, diciamo, le cose. Con Fabrizio c'è stata proprio un'amicizia sin dall'inizio, con Fabrizio Gifuni stavamo, vedete, io sono stato anche un po', non so se lui lo dice, se è una cosa personale, però insomma mi hanno abbastanza adottato, quindi ho vissuto molto anche a casa Gifuni, col papà Gaetano, la madre Adriana, il fratello Giovanni, ero proprio. Devo moltissimo a loro perché è molto difficile essere fuori sede. Insomma, per quanto i miei hanno fatto dei grandissimi sacrifici, però insomma, anche il calore proprio della casa, cioè loro non soltanto mi hanno proprio aiutato, diciamo, fattivamente anche, ma proprio mi hanno accolto. Io sono stato da loro in una maniera come se fossi stato uno di casa. Ecco, in questo io. Fabrizio Gifuni e la sua famiglia, insomma, per questo li ringrazierò per sempre. E loro facevano già un'imitazione. Tra l'altro lui ci ha provato, Fabrizio, diceva, ora tu ti guardi Gianmaria Volontè. Io non lo so che è bravo, ma il film, no, tu ti devi vedere, smetteva le cassette. Cioè, lui ormai li sapeva a memoria, lui li sa a memoria quei film lì di Petri. Ora lo posso dire. Magnifici, molto, ecco, e in Petri c'è questa cosa. No, stai dicendo appunto che Fabrizio Gifuni, cioè No, che lui, allora, no, lui metteva i film e mi stava così a guardarmi se vedevo che io li guardavo, perché io, ma nel senso, ora mi faccio orrore io stesso perché, a parte Gianmaria Volontè, vabbè, gigante, sapete, ma anche Petri, cioè dei film veramente di una intelligenza, di una bellezza, e io li guardavo perché io. Un po' per spezzare una lancia alla mia deficienza di allora, però c'è qualche elemento anche di, insomma, era un po' fondata la cosa. Cioè io, non avendo scoperto che cosa del cinema ci può emozionare, paragonavo, diciamo, teatro e cinema sulla scorta della sceneggiatura, quindi della storia. Faccio un piccolo esempio, per esempio, se ora, che so, un film Delta, no? Allora, magari uno stava preparando un film su un fiume e produttore, regista fanno la grande riunione, oh, è uscito Delta, ora questo film, come facciamo a farlo? Cioè, perché è uscito Delta, allora non si può fare un altro film su un fiume? È molto importante l'idea, la cosa, la trama. Mentre invece tu fai 100.000 Edipi, 100.000 Medee, 100.000 Amleti, sono Don Giovanni. I miti del teatro, quelli Faust, eccetera, eccetera, sono, come dire, inesauribili. E non è che se lo fai questo determina qualche cosa come se c'è, cioè lo farai a modo tuo, con un'altra invenzione, partoriscono riscritture. La sceneggiatura invece esaurisce la cosa, ti emoziona, ti piace così, però la cosa si chiude là. È quasi anche il remake, per esempio, no? Fare una cosa è. Già un azzardo, ah, lo rifà come lo rifarà, ma quello là, ecco, si possono fare infiniti remake di Edipo. Ecco, questa era la cosa, cioè, mi sembrava una sproporzione grandissima quella che c'è tra i testi, la tragedia, Shakespeare, Pirandello, ecco, e invece le sceneggiature, ma non è quello il cinema, è importantissima la sceneggiatura, ma il cinema è tutta una serie di cose che. Grazie.